Il 24 giugno del 1915 la guerra era iniziata da un mese. Quel giorno sarebbe stato quello in cui quei ragazzi dell'Appennino Tosco e Emiliano, mai saliti su un treno vero, avrebbero visto la prima guerra mondiale. Silvana, che da due mesi sa di aspettare un bambino, va a sposarsi con Riccio Domenico, che ha avuto una licenza di un giorno dal fronte. È un matrimonio di guerra che si deve fare con la dispensa della diocesi locale. Prendere la qui presente gentile Silvana come sposa. La grande guerra si è finalmente conclusa. Su un affusto di cannone viene trasportata a Roma la salma del milite ignoto, uno dei tanti ragazzi caduti senza essere stati riconosciuti. È la notte del 26 ottobre del 1921. Benito Mussolini sta viaggiando in uno stato di enorme concitazione da Milano a Roma. Il sovrano gli ha conferito l'incarico di formare un nuovo governo, dando inizio al ventennio fascista. Ma il nostro treno compie una sosta imprevista alla stazione Tuscolana. Il principe ereditario Umberto di Savoia ha chiesto di incontrare la sua futura sposa. Lo scienziato italiano Enrico Fermi riceverà a Stoccolma il premio Nobel per la fisica. Dobbiamo fare un controllo. Ma al Brennero le guardie di frontiera scoprono che la moglie è ebrea e in Italia quell'anno sono state promulgate le leggi razziali. Superato il momento di tensione, viene concesso loro l'espatrio. Buon viaggio. Ma altri ebrei saranno meno fortunati di loro. Alles raus auf den Hof, aber schnell! Con la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, la lunga notte che il mondo ha vissuto pare conclusa. Il paese vive una ripresa straordinaria e il treno non può che accompagnarla. Stiamo viaggiando sul Settebello, l'emblema della ricostruzione dello straordinario design italiano. Ci sono migliaia di meridionali che hanno per destinazione il mitico nord, costretti a viaggiare in condizioni meno confortevoli e tuttavia in un clima di straordinaria solidarietà, mentre negli scompartimenti di prima c'è chi può permettersi addirittura il cestino da viaggio. È il 4 ottobre del 1962 e Papa Giovanni XXIII, prima dell'apertura del concilio, effettua lo storico viaggio ad Assisi. È stata stampata addirittura una speciale cartolina postale celebrativa dell'evento. Ogni estate i figli dei ferrovieri trascorrono le loro vacanze nelle colonie sull'Adriatico o sul Tirreno. Siamo sul Trans-Europa Express e i cuochi e il personale di servizio provengono dalla scuola della Casa Reale inglese. Vengono servite a tre euforiche ragazze americane le fettuccine Alfredo e anche le istruzioni su come arrotolarle. È il 25 maggio del 1989 e ci troviamo sul locomotore TRX-500 che sta raggiungendo i 300 km all'ora. Dall'entusiasmo dei tecnici delle ferrovie al dolore e alla speranza di chi parte su un diverso treno. Da quell'alba remota del 1915 in cui i ragazzi dell'Appennino videro per la prima volta un treno, il treno non ha mai interrotto il suo viaggio superando le grandi calamità naturali, le guerre, gli attentati, le stragi. Continua ad accompagnarci come parte irrinunciabile del nostro percorso di vita.